in questo nuovissimo video, io sono Carly e qua dietro c'è Cheddar. Prima o poi lo vedrete durante questo video, sicuramente. Cimia purtroppo è all'ospedale, per la milionesima volta, a seguito di un altro bruttissimo incidente che è capitato molto recentemente. No! 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 Ma quando è successo? Oggi giocheremo a sasso, carta, forbici, ma possiamo utilizzare tutto! Spero che tutti sappiano cos'è sasso, carta, forbici, vero? Cosa batte il sasso? Ovviamente la carta. L'obiettivo di questo gioco è andare il più avanti possibile e non possiamo utilizzare le stesse parole. Cosa rompe la carta? Ovviamente le forbici. E adesso qua si creano i veri problemi. Non possiamo ripetere sasso, perciò dirò... Cos'è che potrebbe distruggere le forbici? Una macchina. Una macchina ci sta, dai. Great minds. 2180 persone hanno indovinato la macchina. Sono una ragazza intelligente. Next! Cosa rompe la macchina? Allora, secondo me, quelle presse tipo del carrozzaio, no? Che distruggono le macchine dopo gli incidenti. Com'è che si chiamano in inglese? Fammi vedere. Pressa distruggi macchina. Presse per autodemolizioni, distruggi documenti e carte professionali. Beh, direi presse. Si chiamano semplicemente presse. E così sia, la pressa distrugge la macchina. Great minds. 150 persone hanno indovinato la pressa. E ora cosa cavolo distrugge una pressa? Cosa potrebbe distruggere? Un qualcosa di acciaio? Perché suppongo che sia d'acciaio. Tipo un meteorite che cade dal cielo. Però poi cosa distrugge un meteorite? Cavolo, si fa complicata. Mi sono tirata la zappa sui piedi senza volere. Una sega elettrica. Allora, sega elettrica. Perfetto. Speriamo che sia la scelta giusta. Va bene, secondo Cheddar è la scelta giusta. O forse mi sto complicando la vita e in realtà la risposta è il fuoco. No, non lo so. Sega elettrica? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sono la prima persona a dire sega elettrica. No, vabbè, non ci credo. Non ci credo. Sarò mica diventata Jonah Pro a questo gioco. Ok, andiamo avanti. Ora si fa più difficile. Con cosa distruggi una sega elettrica? Forse con un mega incendio? Vorrei dire sempre meteorite, ma quello diciamo che è l'asso nella manica, dai. Cosa può distruggere una sega elettrica? Un pentolone di lava. O tipo, semplicemente lava. Lasciamo stare il pentolone. Lava. Geniale, solo 41 persone hanno pensato a questa risposta. Buon ragazzi, non mi dite così che mi caso, eh. Mi sto gasando. Cosa distrugge la lava? Direi assolutamente l'acqua. L'acqua ci sta. No, sì, stavo scrivendo l'acqua, però poi tutto attaccato in italiano, vabbè. Acqua. Ok, 344.000 persone hanno scritto acqua. Ok, non è una risposta molto originale questa, ma andiamo avanti. Cosa batte l'acqua? Finalmente siamo su un terreno più sicuro, perché prima me la stavo vedendo brutta. Con cosa batti l'acqua? Mi viene da dire fuoco, però poi siamo di nuovo punto a capo. Poi direi ghiaccio, e da ghiaccio potrei dire un accendino, un fornello. E se... a combattere l'acqua ci fosse un phon. È la risposta più vaga che si possa mettere su questo gioco, secondo me. E invece altre 2000 persone hanno pensato la stessa cosa. Ok. Effettivamente un phon fa evaporare l'acqua. Ma cosa distrugge un phon? L'acqua. Forse potrei dire... cosa distrugge un phon? Un martello. Un martello lo distrugge un phon. Ottimo, 293 persone hanno indovinato martello. Boh ragazzi, geniale, geniale, cioè sono a 10 come punteggio. E mi sono dimenticata di dirvi che nel caso dovessi mettere un oggetto che effettivamente non distrugge l'altro, si ricomincerebbe da capo, quindi dovrei rifare tutto quanto ripartendo da sasso, carte e forbici. Bene, cosa distrugge adesso un martello? Secondo me... qualcosa di tosto, tipo un'incudine che lanci da un elicottero. Troppo vaga come risposta, forse. Un'incudine decisamente risolverebbe i nostri problemi. Sono sempre 2180 persone che indovinano questi oggetti. Sono proprio precisi, sempre le solite 2000 persone intelligentissime. Next! Pensiamo a Minecraft. Cosa distrugge un'incudine? Penso una torcia su Minecraft. Pensiamo a quegli oggetti. Una fiamma ossidrica! Sono dovuta andare a tradurre fiamma ossidrica. Penso almeno, sicuramente, perché non dovrebbe distruggere un'incudine? Chissà se esiste un video di YouTube intitolato fiamma ossidrica contro incudine. Meno male che esiste Reddit. Effettivamente è possibile distruggerlo con la fiamma ossidrica, quindi andiamo, sono geniale. Mamma mia, che è sta ragazza? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Wow! Sono la prima persona a indovinare la fiamma ossidrica, davvero! Davvero! Non ci credo.
E adesso abbiamo un problema. Allora, una fiamma ossidrica con una pressa. Ma non possiamo ripeterlo. Fiamma ossidrica. Beh, effettivamente, se mettessi una fiamma ossidrica nella pista di decollo degli aerei, effettivamente la romperebbe, no? Un aereo. Un carro armato. Però poi sarebbe come si distrugge un carro armato con una bomba. E la bomba come la distruggi? Ma poi non voglio neanche cercare come si distrugge una bomba. Cioè, chissà cosa pensa la polizia postale se legge queste cose della mia cronologia. Con un autobus. Con un autobus la rompi. Ti prego, 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 ti prego. No! Non mi dire così. Questa frase qua sopra mi sta facendo riflettere sulla mia vita. Pensi davvero che un autobus possa distruggere una fiamma ossidrica? È come pensare che una macchinina a giocattolo possa sopravvivere al lancio di un razzo. Non sembrava così stupida nella mia testa. Oh mio Dio, devo rifare tutto. Ok, ok, allora. Speedrun di sasso carta forbici. La carta distrugge il sasso. Dovrei rifare la stessa cosa o proviamo a prendere un'altra strada? Ok, facciamola easy. Cosa distrugge delle forbici? Il fuoco. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. L'acqua. Cosa distrugge l'acqua? La lava. Cosa distrugge la lava? Il ghiaccio? Ma come il ghiaccio non distrugge la lava? No vabbè, la lava scioglierebbe il ghiaccio prima che tu possa dire vulcano. Avrei più fortuna la prossima volta. No, io non me ne vado qua finché non supero il mio record di 10. Ok, allora carta, rifacciamo. Nessun problema, mamma non ha cresciuto una perdente. Forbici, ok, next. Proviamo a seguire lo stesso ordine di prima. Ok, cosa romperebbe una fiamma ossidrica? Quanto sono grandi le fiamme ossidriche? Scusate, mi spiegate perché un autobus non avrebbe potuto distruggere questa cosina piccolina? E se scrivessi un aeroplano? Speriamo che sia giusta, ti prego, speriamo che sia giusta, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. È più grande di un autobus! Sì! Meno male. E adesso cosa distrugge un aereo? Oh mio Dio. Beh, un'esplosione all'interno dell'aereo potrebbe funzionare. Non voglio googolare questa cosa. Mi trovo la polizia postale a casa se cerco una roba del genere. Next. Cosa distrugge un aereo? Cosa distrugge un aereo? Un attacco alieno. Un UFO gigante. Un fulmine non lo può distruggere. Un'eruzione vulcanica no. Un terremoto no. Uno tsunami troppo in basso. Un tornado. Potrebbe distruggere l'aereo un tornado. Però poi come fermi un tornado? Con il sole. Se c'è bel tempo non c'è il tornado. No, ok, forse l'idea più strana che mi sia mai venuta. Ragazzi, sto cercando di far lavorare gli ultimi miei due neuroni rimasti. Una bella risposta sarebbe la bomba. Ma poi come la distruggi una bomba? Sono curiosa. Tornado, un tornado può funzionare. Il tornado sconfigge l'aeroplano. Ok, ok, 370 persone hanno indovinato tornado. Oh mio Dio, è stata tosta. Siamo di nuovo a 9 come punteggio. Prima forse ero già arrivata a 9 con la fiamma ossidrica. Ho skippato, mi sa, qualche risposta. Allora, cosa batte un tornado? Il sole. E cosa combatte il sole? No, poi si va troppo oltre. Proviamo il sole. Il sole effettivamente combatte il tornado. Ok, si fa sempre più difficile. Ora cosa cavolo combatte il sole? Oh, nome pianeta più freddo. Se scrivessi Nettuno come risposta, la vera domanda dopo sarà: cosa combatte Nettuno? Come ci siamo finiti da una cosa inutile come un sasso, una carta e una forbice? Come siamo finiti su Nettuno? Ok, proviamo. Nettune. Gran immagine di fiamme ossidriche qua nel mio Google. Però Nettuno al tempo stesso è un caccolo rispetto al Sole, quindi... Oh mio Dio, proviamo a pensarlo sulla Terra, non pensiamolo troppo in grande. Pensiamo qua, sulla Terra, cosa combatte il Sole? Una nuvola, ok. Potrebbe essere. Delle nuvole combattono il Sole, sì, sì, ok. Chiaro, cosa combatte una nuvola? Il Sole. Il deserto combatte sicuramente la nuvola. E poi cosa batte un deserto? Un cammello. Beh, il secco, quindi cosa potrebbe essere? Arido, cerchiamo la parola arido. Ok, qualcosa di dry. Beh, effettivamente il secco, quindi il deserto, sì, combatte la nuvola. Ragazzi, nuovo record, siamo a 12 punti. Io da qua non me ne vado. Allora, cosa combatte un deserto? Un polo nord. Il Canada. Ok, ok, ok. Potrebbe essere un'alluvione? Alluvione. Un'inondazione, insomma, ha funzionato. Cosa batte un'inondazione? Mio Dio, mio Dio.
Dio. Staremo qua fino a questa notte. Un'inondazione degli argini. Non credo che funzionerà, ragazzi, ma non mi sta venendo in mente altro, quindi andrò per argini. Ti prego, ti prego, ti prego. Sì, sì. Ok, i ponti, giusto, giusto. I ponti. Oh mio Dio. Cosa distrugge un ponte? E non dite la bomba, perché poi sono in gravissime difficoltà. Il peso. Il peso di tante macchine. Un aeroplano. L'abbiamo già detto. Non fatemi tornare all'aeroplano. Cosa combatte un ponte? Fammi vedere di cosa è sinonimo argine. E se scrivessi come risposta un megalodonte? Vi prego, facciamolo. Devo assolutamente scoprire se hanno aggiunto il megalodonte in questo gioco. Ma sicuramente c'è. Credo si dica megalodon comunque in inglese. Esatto, esatto. Megalodon. Ti prego, ti prego, ti prego. Un megalodonte può sicuramente rompere degli argini, vero? È la risposta più stupida. Non ci credo effettivamente. Non ci voglio credere come ci siamo finiti da sasso, carta, forbice a un megalodonte. Non ci credo, non ci credo. Sono la prima persona di questo gioco ad aver indovinato argini con megalodonte. Oh mio Dio. Cosa sconfigge un megalodonte? Sicuramente dei pescatori. Questa è per forza giusta. No, ma come? Oh mio Dio, non mi dire così. Ho fatto 15 di punteggio e ho perso in questo modo stupido. Effettivamente ci avrei dovuto pensare. Una balena avrebbe potuto sconfiggere il megalodonte, ma non credo proprio. Il megalodonte si mangia i pescatori per pranzo. È uno snack per loro in realtà. Benissimo, benissimo, sono felicissima. Tutto il mio lavoro fatto in questa mezz'ora, buttato per una stupida risposta impulsiva che ho dato. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. In realtà ho avuto un grandissimo successo che non mi sarei mai aspettata, sinceramente. Non pensavo di fare così tanto di punteggio, mi sono proprio spremuta le meningi al massimo. Ragazzi, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Da Carly e da Cimmia che vi saluto in ospedale tutto. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!